Abbiamo vissuto degli anni stupendi, abbiamo vissuto un grande sogno, siamo riuscite a realizzarlo, anche se siamo state entrambe colpite da numerosi infortuni che ci hanno portato via tanto, però alla fine dopo siamo state parecchio sfortunate durante la nostra carriera, però alla fine se ci giriamo indietro possiamo dire che siamo state comunque fortunate perché abbiamo potuto realizzare qualche nostro sogno e questo è stato comunque la cosa più bella che abbiamo fatto e che ci porteremo sempre nel cuore. E che rapporti avete con gli sci club e con lo sci club Concesio in particolare? Noi abbiamo un rapporto molto amichevole e per noi è sempre comunque un piacere essere presenti. Elena Fanchini ci ha lasciati. Le immagini che avete appena visto la ricordano nella nostra intervista lo scorso anno nella sua Monte Campione. Elena Fanchini, come ricordato il caporedattore di Più Valle TV, Francesco Ghezza, la grande donna dello sci italiano che a soli 37 anni ha ammainato la sua gloriosa vela, esempio di dedizione, impegno, costanza, determinazione con tanti successi ed altrettanti dolori. Una combattente Elena, fine da piccola sognava e viveva i grandi spazi innevati tra boschi e pascoli alti della sua montagna. Ha raggiunto ben presto le grandi montagne del mondo dove milioni di appassionati l'hanno applaudita e le hanno reso omaggio per la sua tenacia e per quel sorriso che non si è mai spento nemmeno tra le lacrime. Ha voluto vivere fino in fondo il dono di essere donna dello sci, omaggiando la sua famiglia, la sua comunità, la sua valle. Elena è un grande esempio di impegno nel fare senza mai recriminare. A testa bassa ha costruito il suo sogno diventando un grande esempio. Ora ha posato a terra il suo zaino e vola leggera nel vento. Anche lo sci club Concesio, cui Elena, come del resto la sorella Nadia, era particolarmente legata, l'ha voluta pubblicamente ed affettuosamente ricordare in occasione del Memorial Jean Possi, che si è tenuto domenica scorsa sulle nevi comune dell'area ski Borno. Ecco le parole di Paolo Del Cassi, presidente dello sci club Concesio. Purtroppo 3 giorni fa, questo lo sapete tutti, è arrivata una notizia che purtroppo era nell'aria, non avremmo mai voluto che arrivasse. E, abbiamo parlato con Nadia e avevamo ipotizzato di fare un ricordo, il minuto di silenzio, però sinceramente il minuto di silenzio non si addice allo stile della famiglia Fanchini, non si addice allo stile dello sci club Concesio e non si addice neanche allo spirito con cui lei è venuta da noi. Quindi io vi chiederei una cosa, soprattutto ai ragazzi. Non siamo lontani da casa di Elena Fanchini, anzi, in linea d'aria siamo veramente vicini. Io vi direi di fare uno degli applausi più fragorosi che avete mai fatto perché siamo sicuri che Elena lo sente e lo sente anche Nadia. Quindi veramente ragazzi, fate un applauso pazzesco.